Back in ETV. Benvenuti a tutti qui Balconi TV Trento, io sono Fabrizio e oggi trasmettiamo dalla splendida terrazza del rifugio Bindesi e siamo in compagnia dei Darvaza che ci fanno ascoltare il loro brano Life is Unfair. Buon ascolto.
Wow, Darvazza, complimenti ragazzi. Grazie. Luca, presentaci il resto della band. Saverio banda. Alla chitarra, Giovanni alla batteria, Claudio alla tastiera e Alessandro al basso e voce. Wow. Allora, parlaci un po' dei Darvazza come progetto. I Darvazza sono nati 2 anni fa, qua a Trento. Con alcuni ci conosciamo da sempre, praticamente altri ci conosciamo per via della musica. E potremmo più o meno collocarci nel filone dell'alternative rock, post-punk revival, visto che è un termine che si va, usa. Che va, sì. Che va. Quindi le vostre influenze maggiori? Vabbè, al primo posto ovviamente i Joy Division, poi ci sono i Cure, gli Smiths, poi un po' meno conosciuti forse Cell Lovers and Giants e i Chameleons, che sono veramente veramente bravi. E poi comunque anche band più attuali tipo Editors, Interpol, White Lies. Ok. Quindi ragazzi, voi questo brano noi dove lo possiamo trovare? Noi stiamo registrando al momento un EP dove ci sarà questo brano e altri brani inediti più una cover dei Joy Division, che non possono mancare. Esatto. Quindi diciamo che l'album è in lavorazione. È in lavorazione, diciamo. Dovrebbe uscire a gennaio, se tutto va bene. E in più, tra l'altro, stiamo lavorando anche sulla produzione di un videoclip per Life is Unfair, questo brano qua. Di questo brano. Scusate, io però sono un po' distratto da Giovanni che stava mimando ciò che stavi dicendo tu, Luca, quindi avrete modo di vederlo nel video, insomma. Eccezionale. Ma quindi i progetti futuri è concludere il disco fondamentalmente e iniziare la promozione. Esatto, promozione. Ecco, scusa, no, perché Giovanni spiega nel frattempo. Okay. La promozione che avverrà tramite la nostra pagina Facebook, su cui potete già trovare delle registrazioni, dei video di live, e sicuramente posteremo anche questo. E poi abbiamo appena creato un profilo Instagram su cui potete vedere un po' la nostra storia, cosa stiamo facendo volta per volta, e un canale YouTube. Ok, quindi anche questo backstage, diciamo, sì, di oggi. Esatto. Ok. Bene ragazzi, allora avete l'ultima opportunità per dire l'ultima parola, dopodiché noi salutiamo. Vabbè, citerei chi è già salito su questo palco dicendo che fa molto freddo, però... Fa freddo? Però... Molto freddo. Anche Kobe qui conferma che fa molto freddo. Però speriamo di esservi arrivati lo stesso. Beh, noi sicuramente quello che facciamo adesso è ringraziarvi abbondantemente per essere venuti qua a trovarci e per aver condiviso questo freddo con noi e invitiamo tutti quelli che ci seguono a continuare a seguirci sulle tutte le piattaforme di Balcony TV, Balcony TV Trento e Balcony TV International. E che dire, noi ringraziamo sempre il Rifugio Bindesi che ci ospita. Grazie, grazie Giovanni. Voglio vedere come dice anche questo. Ringraziamo anche PPM che permette a Balcony TV Trento di esistere. Ecco, molto bene. E che dire, noi vi salutiamo con il consueto e amato Stay With Us. Guardamo, visto tutti? Yes? Yeah. Balcony TV.